Capitolo 4. Avevo così saputo una seconda cosa molto importante, che il suo pianeta nativo era poco più grande di una casa. Tuttavia questo non poteva stupirmi molto. Sapevo benissimo che, oltre ai grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si è dato un nome, ce ne sono centinaia ancora che sono a volte piccoli che si arriva sì e no a vederli col telescopio. Quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un numero. Lo chiama, per esempio, l'asteroide 3251. Ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove veniva il piccolo principe sia l'asteroide B612. Questo asteroide è stato visto una sola volta al telescopio da un astronomo turco. Aveva fatto allora una grande dimostrazione della sua scoperta a un congresso internazionale d'astronomia. Ma in costume com'era, nessuno lo aveva preso sul serio. I grandi sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo rifece la sua dimostrazione nel 1912, con un abito molto elegante. E questa volta tutto il mondo fu con lui. Se vi ho raccontato tutti questi particolari sull'asteroide B612 e se vi ho rivelato il suo numero, è proprio per i grandi che amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce. Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle? Ma vi domandano, che età? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre? Allora soltanto credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi, ho visto una bella casa in mattoni rosa, con dei geranni alle finestre e dei colombi sul tetto, loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire, ho visto una casa di 100.000 lire, e allora esclamano, com'è bella! Così. Se voi gli dite, la prova che il piccolo principe è esistito sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora, è la prova che esiste. Beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Ma se voi invece gli dite, il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612, allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti coi grandi. Ma certo, noi che comprendiamo la vita, noi ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto con una storia di fate. Mi sarebbe piaciuto dire, c'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Per coloro che comprendono la vita, sarebbe stato molto più vero, perché non mi piace che si legga il mio libro alla leggera. È un grande dispiacere per me confidare questi ricordi. Sono già 6 anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora e io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È triste dimenticare un amico. E posso anch'io diventare come i grandi che non si interessano più che di cifre. Ed è anche per questo che ho comprato una scatola di colori e le matite. Non è facile rimettersi al disegno alla mia età, quando non si sono fatti altri tentativi che quello di un serpente boa dal di fuori e quello di un serpente boa dal di dentro, e all'età di 6 anni. Mi studierò di fare ritratti somigliantissimi, ma non sono affatto sicuro di riuscirvi. Un disegno va bene, ma l'altro non assomiglia per niente. Mi sbaglio anche sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo grande, là è troppo piccolo. Esito persino sul colore del suo vestito. E allora tento e tentenno, bene o male. E finirò per sbagliarmi su certi particolari più importanti. Ma questo bisogna perdonarmelo. Il mio amico non mi dava mai delle spiegazioni. Forse credeva che fossi come lui. Io, sfortunatamente, non sapevo vedere le pecore attraverso le casse. Può darsi che io sia un po' come i grandi. Devo essere invecchiato.